Bella per tutti voi, bentornati in questo nuovo episodio di New Record, il 18esimo che non porta più sfortuna, no. E come al solito 5 record fatti dal Guinness World Record, non da noi. Quindi ok, bisogna fidarsi. Yeah. Qui abbiamo il più grande distributore di giochi DRM free e è il good old games. È difficile da pronunciare. Che è DRM? Praticamente sono quelle cose che ti costringono a mettere il disco di gioco nel lettore, che ti costringono a stare sempre online. Ah. I sistemi antipirateria, mettiamolo. I stronzi! Esatto. No, non è vero, siamo contrarissimi, abbiamo una libreria di 300.000 giochi su Steam, quindi lo possiamo dimostrare, siamo contro la pirateria sempre. E anche su Good Old Games abbiamo parecchi titoli. Comunque, al 28 gennaio 2015 GOG distribuisce 914 giochi senza DRM ed è posseduta, indovina un po', dalla CD Projekt Red, ossia gli sviluppatori di The Witcher. Ah, è vero. Ammazza, cioè loro se la sorano e se la cantano, se fanno pure l'anti-cheat sui giochi. No, non è uno, è senza anti-cheat, sono proprio cioè tipo fautori della filosofia no DRM. Ah, okay. Mentre adesso abbiamo il record del maggior numero di bombe diverse in un videogioco. Cioè quello del Guinness World Record, dove dice cosa facciamo, ci mancano dei record, ma quante bombe ci sono? Beh, tipo comunque, bombe so. In Assassin's Creed Revelation, grazie al crafting, potevano essere create 300 tipi diversi di bombe. Sì, ma che fa? Cioè, tipo una fa la cioè, non riesco a... Che, cioè, c'hanno tutti lo stesso obiettivo, quindi mi sembra estetica. Non lo so, magari c'era quella che sparava Nesquik e attirava i cani. Ah, buono. Vorrei anch'io adesso un po' di... Cioè, bomba spara... Nesquik. Questa è la Cherry Bomb, che non ho idea di cosa possa fare. Vabbè, comunque è tipo... Strano, strano. Forse semi di ciliegia. Via. Tutte così. Non lo so. È un record talmente strano che non so dargli un significato. Mentre adesso questo ti piacerà. La killstreak più lunga in assoluto. E il detentore è l'Astea in Diablo 3 con... Okay. Vediamo quante erano. 11.000 uccisioni in un'ora e 46 minuti. Bravissimo. quando? Il 4 marzo 2012. Il 4 marzo e mi rimetto a sede. Subito dopo. E praticamente questa l'ha fatta nella beta del gioco, rilasciata 8 mesi prima del lancio. Sì, quindi... però sta città, cioè sta usando uno spawn abbastanza rapido per mantenere il killing spree, però cioè balla a fare in game con le orde vere che devi andare a cercare. Qua è un po' facile. Sì, vabbè, ma è logico, cioè, questi record si basano al 99% su bug, glitch, eccetera. Sì, vabbè, non è un bug, è un glitch, però sì, ha sfruttato bene il gioco, dai, facciamo così. Si è fatto furbo, si è fatto super furbo. Mentre adesso rullo di tamburi, il prossimo record è il gioco di calcio più venduto, il detentore è FIFA 14, che ha venduto 16,55 milioni di copie al 29 aprile, secondo VG Charts. Cioè questo è quello in generale, il 14 più, è il più FIFA venduto. Che ha venduto di più. No, tutti i giochi di calcio, quindi tutto. Ah, è vero, il gioco di calcio più venduto, tutto. Quindi anche PES proprio se lo... Ha battuto, è quello infatti mi stava a domandare. E quindi, hai capito? Alla fine la faida l'ha vinta la FIFA 14. Sì, fino a prova contraria, sì. Cioè, a mani basse proprio, anche perché 16,55 milioni di copie non sono poche solo per un titolo, No, per niente, so una cifra. Infatti, tipo, vedendo gli scorsi record, ti ricordi, ci sono intere saghe che hanno venduto quella cifra. Questo invece è solo il FIFA 14, mamma mia. E chiamami poi... scemi. Poi invece abbiamo il doppiatore di videogiochi più prolifico, il detentore è Steve Blum, che praticamente conta 354 giochi doppiati da lui. Non lo so, prolifico mi fa venire in mente che si riproduce, però non c'ha senso, è una cosa mia. Cioè, no, beh, effettivamente può ricordarlo. Sì, perché ho prolificato. Comunque, cioè, nel senso, da noi in Italia penso sia Claudio Moneta quello che ha doppiato più videogiochi. Ma sì, sarà Claudio Moneta alla fine. Insomma, fratello di Carlo Doblone. Oggi veramente
Mamma mia. No, comunque, cioè, tipo, ho visto tutta l'intervista e devo dire che ho apprezzato il fatto che, a differenza di tutti gli altri doppiatori, non punta tanto sul fare tipo 5.000 voci per far capire che ha la voce bella. Sì, ok, bravo. Cioè, usa quella, cioè la voce bella, punto. C'è la voce normale, bella, cioè è udibile anche senza intonazione. Comunque, ragazzi, vedetevi l'episodio 17 della settimana scorsa, iscrivetevi al primo canale, seguiteci su Telegram, Facebook e Twitch e qui vedete la scaletta. Bella per voi. Ciao ragazzi, alla prossima!